Seconda domanda, esprimi la potenza dissipata dalla lampadina in funzione della posizione del cursore C del resistore variabile. Chiamiamo X il tratto di reostato che viene inserito nel circuito. In metri, per esempio, o in centimetri, sarà un valore compreso fra 0 e 30 cm, che è tutta la lunghezza del reostato. La resistenza totale offerta dal circuito sarà quindi la somma di 10 ohm e 50 ohm più questo tratto Rx, che possiamo calcolare con la seconda legge di Ohm considerando il tratto di lunghezza X. Quindi la resistività per il tratto X diviso la sezione del filo, e alla fine viene 20 ohm su metro per X. Da notare che l'unità di misura è corretta, perché siccome X viene espresso in metri, essendo un tratto di lunghezza, il risultato finale sarà ohm. Per il resto procediamo uguale a prima, quindi legge di ohm generalizzata con il reostato preso soltanto in parte. Quindi sostituiamo questo valore al reostato, ricaviamo la corrente come abbiamo fatto prima, quindi 105 volt diviso queste resistenze, semplicemente mettiamo in evidenza 20 ohm, ricordiamo che volt fratto ohm è ampere, facciamo i calcoli e otteniamo questo valore, che io lascerei in questa forma, ma siccome il libro Amaldi poi dà una soluzione come risultato in una forma un po' diversa, allora conviene fare qui il minimo comune multiplo e portare il metro al numeratore. Anche se io però preferisco l'espressione adimensionale, con l'unica unità di misura, l'ampere, a dare la corrente elettrica. Comunque, andando avanti, si procede come prima: la potenza dissipata dalla lampadina è 50 ohm per questa corrente alla seconda. Basta quindi svolgere il quadrato, svolgere i calcoli e si trova facilmente questa espressione che coincide con questa del libro Amaldi. Giusto una piccola parentesi per le unità di misura, perché a parte questo metro quadrato che a me non piace, infatti nella mia espressione adimensionale non c'era il metro al numeratore, comunque a parte il metro quadrato bisogna dimostrare che ohm per ampere quadrato fa watt, cioè questa relazione. Infatti ohm ampere quadrato lo scriviamo ohm ampere per ampere. Ampere sono i coulomb che passano al secondo e ohm per ampere è i volt. Basta ricordare la formula, la legge di ohm, delta V uguale RI, quindi volt è ohm per ampere. Dunque adesso abbiamo volt coulomb, coulomb volt, e sono i joule, al secondo watt. Dunque abbiamo trovato l'espressione identica a quella data dal libro Amaldi, anche se io preferisco l'altra espressione adimensionale, dove questo metro quadrato sparisce in quanto viene portato qua sotto e anche il denominatore diventa un fattore adimensionale. L'unica unità di misura rimasta in questo modo è il watt, perché stiamo esprimendo una potenza. Ricordiamo che questa espressione ci dà la potenza dissipata dalla lampadina in funzione del tratto di reostato che abbiamo preso, cioè in funzione di questo tratto X. Ed eccola qua l'espressione di Amaldi, che a me non piace anche perché Amaldi non mette le unità di misura, dando invece per scontato che X sono metri e tutto il risultato sono watt. Passiamo all'ultima domanda. Qual è la posizione del cursore affinché la potenza dissipata dalla lampadina sia i 9 decimi della massima potenza, che era 153 watt la massima potenza? Dunque calcoliamo i 9 decimi di questi 153 watt e fa 138 watt. Ricordiamo che noi dobbiamo trovare X, cioè la posizione del cursore, cioè questo tratto qua, X, sapendo che la potenza dissipata deve essere 138 watt. Allora basta fare la formula inversa di questa, si fa la radice quadrata e con semplici calcoli ricaviamo X su M, che fa 0,163. Portando il metro dall'altra parte, X è 0,163 metri, cioè 16,3 cm, un po' più di metà del reostato. Come si vede, utilizzando questa espressione adimensionale, dove ci sono soltanto i watt, i calcoli vengono più semplici con le unità, perché non ci sono le unità di misura, essendo fattori adimensionali. Infatti, watt si semplifica
e tutti i calcoli successivi non c'è l'unità di misura tranne questo metro, che appunto darà poi l'unità di misura del risultato finale x uguale 0,163 e metri che torna su. Comunque questo risultato finale è in accordo con quello dato dal libro di Amaldi, 0,163 metri.